beloved spake and said unto me, Rise up, my love, my fair one, and come away. For lo, the winter is past, the rain is over and gone. The flowers appear on the earth, the time of the singing of birds is come, and the voice of the turtle is heard in our land. Arise, my love, my fair one, and come away. Troviamo le Maldive, vuole parlarci di questo mare? E che cosa c'è da dire? Parla da solo! Parla da solo! In che senso parla da solo? Meraviglioso! Anche la gente è meravigliosa! La gente? La gente è bellissima! Ci sono dei giovanotti che sono... No! Veramente! No, non ne ho, non ne ho! A perché fuma, tu non fumi più? Congratulations! Basta fare una confidenza. Signore, non lasci che fu, è più bello a non fumare. Io morro 50 anni di fumo, a fumare. Guardate, in che una... senso? Io non fumo. No, non lascio mai via. Lo spizza di fumare è bello. In my dream I fly to your house. And go to you. Oh, rise up, my darling. Come away. Non ci sono per voi, non ci sono. Non ci sono per voi, eh? Quale? Rosario. Faccio vedere? Bello. Bello. Chi è stata? La il signore là me l'ha regalato. Quel signore là, quello con... I pantaloncini già. È stato un gesto bellissimo. Se fosse stato di Brillanti non l'avrei accettato, ma questo sì. È stato fatto proprio con il cuore. Manderebbe un poco più di accortezza da parte di tutti qua, compresi l'egregio sindaco, che dice che non c'è più lo scopo a mare, non c'è più l'energia, non c'è più niente. Invece? Invece l'acqua non è bella chiara. Parliamone un attimo, qui ci dicono che ci sono dei batteri che non finiscono mai, a migliaia, migliaia, milioni. È la verità. Ci vuole parlare di questa tolla così bella? Manca poco. Cosa gli manca esattamente? Quasi niente. Siamo bene. Comunque nel dire e nel fare, se non altro la campagna con lo possiamo sempre fare o mi sbaglio? Allora, un momento ancora no. Ci vuole ancora parecchio tempo. Guarda, non ti daranno le foglie. Rimarrà sempre così. Che tempo è? Se non guardo l'acqua è gialla. Perché di fatto questo è quello del mare. Ma le faranno? Come? Le faranno? Ma avrebbero dovuto farlo già da 20 anni fa. C'era stato un periodo... Passato un vent'anni. Sì, però questi lavori non sono di 20 anni fa, questi lavori sono, diciamo, un 7-8 anni fa, sono stati iniziati, no? E c'era la, e c'erano le premesse di dover essere... Tutte le cose si iniziano, poi non si iniziano. Maldive, vai, continua! Continua, dai! Dove tenere?
Fai una bella scrollata, fammi vedere se ne trovi qualcuna. Qualcuno? Qualcuna? Ecco qua. L'hai presa? Aspetta. Falle cadere piano piano, falle cadere piano piano, così. Oh, quanti ne hai fatti? Una bella pesca. Questo poco, può prendere di più. Senti, dove sei? Io, bravo. Tema Maldive. Che ne dici di questo mare? Oggi non è tanto bello, però noi ci contentiamo. In che senso ci contentiamo? Ci contentiamo perché siamo nel nostro paese, a casa nostra, e quindi ci va bene così. Senti, un tipo gioviale come te, che si trova tanti amici. Ecco, io senti due paroline, noi ci accontentiamo, ma sei un tipo che si accontenta facilmente. E ci si contenta, gode. Al tempo, non essere filosofo. Devi avere una risposta più lunga. Non sempre contento, sì, è un po' ironico. Bravo. Sicuramente. Bravo. Però nel finale questo ci sta e questo ci prendiamo. Senti, questa ripresa va su internet, ma probabilmente andrà anche su una televisione. Dopo mi dirai il numero di telefono, il cellulare, ti farò sapere qua. Sì. Però in internet sicuramente sì. Ti lascerò il sito, anzi il canale, e tu potrai andare a vedere. Per ora mi devi dire questo. Io ho citato il tema Maldive, ironia. Ironia. Sono stato chiaro? Sì. Tu hai detto un bel mare, ci dobbiamo accontentare. Ma questo lo trovi alle Maldive, questo mare? Io credo che il mare così alle Maldive non si trova, basta un po' di vento di terra, diciamo un po' di tramontana, e il nostro mare sicuramente è all'altezza delle Maldive, perché noi teniamo un qualcosa che forse tutti gli altri paesi non hanno. Abbiamo la sabbia vulcanica, che è una sabbia veramente eccezionale, è terapeutica, praticamente anticamente si facevano proprio delle terapie, adesso si fanno le laser terapia, una volta si faceva le sabbiature. Tema Maldive. In effetti per necessità ci adeguiamo alle Maldive, per non trovare altri posti migliori, che ce ne sono tanti. Allora, gli altri posti migliori delle Maldive quali sarebbero? A me piace tanto la Sardegna, la Sicilia, la Liguria, o perché ho dei parenti che ci sono stato tantissime volte. Però sono molto innamorato di queste spiagge, anche delle persone, sono delle persone squisitissime. Allora girati assieme a me, prendiamo anche lì, le nostre Maldive. Le nostre Maldive sono sempre necessità, sì. Altrimenti io cambierei ogni anno. Cambieresti ogni anno, allora... Quindi allora ci accontentiamo di queste Maldive nostre? Sì, ci accontentiamo, anche perché il mio lavoro quest'anno è stato, diciamo, così denso che non mi è stato possibile allontanarmi. E per necessità ho solo 2 o 3 giorni in ferie. Potremmo dire riposo del guerriero? No, ma è un lavoro che a me piace, io in effetti faccio il fisioterapista e il logopedista, sono persone che si innamorano di me per
la continuità che io sto vicino a loro, poi vedono che le cose migliorano e non ti lasciano nemmeno la notte, ti telefonano e ti dicono allora ci vediamo domani, sì ma tu già sai che ci vediamo domani, sì ma ho necessità di sentire la tua voce, per assicurarti, sa, sono i pazienti. Parliamo un attimo, andiamo in internet, parliamo di questo lavoro. I pazienti sono come i bambini e quando vengono trattati bene si innamorano. La persona, allora, interessa più la persona che diciamo fa questo lavoro che i familiari, forse esagero un po' ma è così. Tant'è che devo col mio amico, ma che siamo venuti a fare alle Maldive? Siamo venuti per trovarla qui, però non l'abbiamo trovata. Aspetta un pezzo. Penso che la migliore cosa sarebbe ritornare a Portici e farci tanti al lavoro. Quindi ritornare a Portici? Maldive non le vedi? Principalmente alle Maldive, dove c'è l'acqua santa, come detto, sì, ci facciamo anche un bel bagno dell'acqua santa. Tema Maldive, ironia, Mare Nostrum e Maldive, la differenza, cosa ne pensi? Ma è qualissimo! Che significa se è casino? Dimmi che significa se è casino? Ma almeno noi ci abbiamo detto che ci dobbiamo fare e ci ce lo faccio lo stesso fatto. Bello, già ti voglio andare alla macchina. Bello questo, non c'è bisogno di andare. Fare il Maldive per fare il bagno. Quindi il bagno noi ce l'abbiamo, quindi ce lo facciamo fare. Secondo me quello che piangono. Io vado. Hanno sempre qualcosa. Tu pensi? Questione di pianto? Sì. Dici tu? Come dice a Napoli, non ti buttare giù che nessuno ti alza. Tu perché dici non è vero? Io abito a Bologna, ma devo tornare sempre in estate qua, al mare mio. Abito a Bologna per lavoro? Sì. Quindi Bologna non è che arrivi qua, ti trovi... Vabbè, guarda che Bologna, Maldive, Bologna, Porticena. Preferisco rimanere a Porticena. Mare, però il bagno è qua a Porticena, lo devo fare sempre. Ragazzi, siete simpatici, un bel saluto generale, volete avvicinarvi? Avvicinatevi di più, così. Dove l'ha preso? Dove l'ha preso, signora? Lo vuole aprire? E guarda qua. L'ha preso lei? Dove l'ha preso? Quasi. Ah, dove l'ha preso? Quasi. Oh, è un bel posto, lo conosco su internet. È spettacolare, ma mai come questo mare qua. Questo è un mare dalle 8 alle 11 è pulitissimo. Dopo le 11 non si capisce niente. Vorrei sapere tutta questa spazzatura da dove viene. Allora, chi dovremmo chiederlo? Io lo vorrei chiedere al sindaco. Visto che stanno questi depuratori da tanti anni, ma mi sono spiegato da dove viene sta spazzatura. Signora, guardi, fatti prendere, metti qua, vieni qua, fatti prendere, mettere lui, allora lui tira così. Adesso sono nuovo. Località la mia. L'altro avvocato si è creato. Ci ti dico che stamattina c'è vendita al po'. Allora lei diceva la cozza? Le dobbiamo la cozza delle Maldive. In alto. Voglio guardare, fatti cozzi di qualità, stamattina. Tema Maldive. Tema Maldive. Ironia della sorte. Tema Maldive, oddio.
stamattina è un po' meno Maldive, un po' più lì da loro l'acqua. Ho sentito dire in una intervista il quale diceva: peccato, mi trovo le Maldive con quest'acqua che sei schifo, ora me ne torno a Portici. Lei che fa, professore? Io peccato che mi trovo a Portici, non ho la possibilità di andare alle Maldive, altrimenti. Però come posto, insomma, è abbastanza piacevole da starci. Senta, professore, tutti ci lamentiamo. La lamentela è innata in noi? No, la lamentela non è innata in noi. Noi siamo molto critici verso noi stessi, come principio, come italiani. Però gli altri paesi, insomma, ci battono molto. San Inghilterra è il paese del complaint, cioè del rimpianto e della lamentela. Gli inglesi si lamentano molto di più. Molto di più. Noi napoletani? Noi napoletani parliamo molto, ma abbiamo grande capacità di adattamento. Bello questo. Tema Maldive ideale? Tema Maldive ideale, oddio. Se qua ci fossero parecchie, ci stanno parecchie possibilità di far diventare questo posto come le Maldive. Bravo. Ma non c'è la volontà. Di chi? La volontà del popolo, non delle istituzioni. Influisce il popolo? È la seconda volta che sento dire che è il popolo che non si muove. Il popolo influisce molto. Non si muove? No, assolutamente no, il popolo è inerte. Si parlava di una Maldive, volevamo fare l'ironia, ora parliamo un po' seriamente. Questo mare è balneabile o no? Questo tratto di mare no. Questo tratto di mare non è totalmente balneabile. C'è il rischio per la balneazione in mancanza. Professore, allora gentilmente, mi perdono, mentre lei parla, se si sposta così sì. Prendo lei e il mare. Come può vedere, no? C'è questo tratto di spiaggia che manca delle fondamentali norme di sicurezza, quindi boe, scialuppe di salvataggio, che dovevano essere fornite dal comune di Portici. E quindi c'è il rischio di balneazione, ma non c'è totale divieto. La zona totalmente balneabile è la spiaggia delle Mortelle. Perché, professore? Perché l'ARPAC, che è un ente della regione Campania che provvede a fare controlli sull'acqua, provvede a fare controlli sull'acqua non solo acqua del mare, ma anche l'acqua da bere. Infatti, se lei nota come l'acqua lì, c'è il segnettino ARPAC sull'etichetta. Ha previsto che, data la costruzione del collettore fognario, la funzione del depuratore e tutto il resto, il tratto della spiaggia delle Mortelle sia totalmente balneabile. C'è qualcuno che ha confuso la cosa con la bandiera blu. La bandiera blu non viene rilasciata dall'ARPA come viene rilasciata dalle Gambine. Quindi non c'entra per niente. Non c'entra assolutamente niente, la bandiera blu viene conferita soltanto quando c'è l'eccellenza. In questo caso non c'è eccellenza, c'è semplice balneabilità. E per Portici, soprattutto per il litorale nostro, è già un grandissimo risultato, un grandissimo. Quindi è il sindaco che comunque personalmente sta provvedendo a rendere balneabile anche questo tratto di mare.